Stiamo osservando un campo di riso biologico coltivato in una delle aziende di Giovanni Bignola, un terreno che è stato seminato con il sistema della pacciamatura e vediamo un'assenza praticamente totale di infestanti, sebbene si stia parlando di un prodotto biologico, quindi di un prodotto dove non sono stati fatti nel modo più assoluto diserbi e neanche trattamenti fitosanitari, ciononostante la qualità e anche la sanità del prodotto sembrano davvero eccellenti. Da una autoclave all'altra, ogni autoclave contiene 10 bancali, 10 big bag, e fondamentalmente si agisce con una differenza di pressione, questo bang fa esplodere il motore. Un'alta pressione data dall'anidride carbonica? Assolutamente, quindi noi compriamo l'anidride carbonica liquida a meno 200 gradi centigradi, la stocchiamo in un deposito. Dopodiché la gasifichiamo a 26-27 certo. gradi centigradi all'interno delle autoclavi ad alta pressione. La pressione ovviamente la decidiamo noi sulla scorta di quanto deve durare il trattamento. Ovviamente è la quantità.